cercando di mettere ordine anche in questo settore, sapendo che parliamo di fasce soprattutto giovanili che sono in grande sofferenza, tossicodipendenze, alcolismo, dipendenza da gioco. Allora, cercheremo di mettere ordine perché negli anni passati sono stati dati degli accreditamenti anche ad alcune strutture che non avevano probabilmente tutti i requisiti per avere accreditamento. Allora dobbiamo fare un doppio lavoro di messa in ordine, cioè pretendere dalle associazioni private i requisiti necessari dal punto di vista del personale e dal punto di vista delle qualità professionali per esercitare funzioni terapeutiche o educative. E contestualmente dobbiamo anche aggiornare le tariffe per il servizio che viene reso. Quindi è un doppio lavoro che dobbiamo fare di messa in ordine e di razionalizzazione.